Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi farò vedere la fase di colorazione. In questo caso vi farò vedere come pitturare e colorare i nostri portoni che avevamo realizzato in un video precedente. Come fare? Io per prima cosa vi faccio vedere che colori uso io. Io uso un terra d'ombra naturale come marrone che userò come base, un giallo ocra e il bianco che lo utilizzerò per ultimo per dare un invecchiamento al nostro, diciamo, accessorio che vogliamo colorare, che nel nostro caso, appunto, come detto prima, è un portone. Bene, adesso prepariamo il colore. Allora, il colore è pronto, incominciamo a dare una base di marrone scuro. Come vedete, le pennellate sono abbastanza irregolari, non è che do proprio una mano pesante di colore. Ecco, una volta che diamo questa mano di fondo, la cosa importante è che il colore sia ben asciutto prima di passare con un'altra colorazione. Ecco, questo è il risultato finale della prima mano. Come potete vedere, io non l'ho colorato proprio tutto in modo che praticamente si intravedesse sotto il colore naturale del legno, in modo che così si vedano molto di più le venature e l'effetto finale sia più realistico. Poi dovete fare anche magari un consiglio che vi posso dare: non pitturare sempre nello stesso senso, ma bensì magari un po' in verticale, orizzontale, obliquo. Tutto questo rende appunto in questo caso la porta o il portone un po' più vecchio, più consumato. Eccoci arrivati all'ultima fase, questa è il bianco. Diamo giusto un piccolo tocco per invecchiare il nostro portone. Come vedete, il pennello lo sporchiamo veramente poco, perché non si deve notare un bianco molto omogeneo, ma bensì a pezzi. Faccio vedere un primo piano. Ecco, adesso questo, come vedete, c'è anche un tocco di giallo ocra che abbiamo fatto precedentemente, ma questo perché nel mio caso, il mio presepe, volevo dare questa tonalità. Vi ricordo come sempre che se vi è piaciuto il video e vi è stato utile, cliccate un mi piace, e se non vi siete ancora iscritti al mio canale, fatelo. Grazie e al prossimo video. Il risultato finale della nostra colorazione dei portoni è questa. Se vi è piaciuto il video cliccate mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, così potete essere sempre aggiornati sulle mie nuove creazioni e sui miei nuovi tutorial. Grazie e alla prossima!